Dare accoglienza autentica ai visitatori in qualsiasi momento essi vogliano conoscere la città in maniera libera e il più possibile esaustiva. Partirà a giugno Qui Racconto Salleo, un progetto d'accoglienza turistica innovativo in cui la tecnologia sarà messa al servizio dell'arte e della cultura e che renderà la visita al turista davvero speciale. Tutto ciò di cui si avrà bisogno è tanta curiosità, uno smartphone o tablet e la relativa app per la visualizzazione dei video itineranti. Noi stiamo installando dei QR code all'interno del borgo di Salleo, non soltanto nei punti tra virgolette più significativi, cioè più famosi, come possono essere la Pieve, il Duomo o la Fortezza, ma anche in quei luoghi che appunto rappresentano un motivo di incontro, di incontro con l'altro. L'intento è quello di far rimanere il turista all'interno del borgo di Salleo per un periodo più lungo, ma con lo scopo unicamente di fargli scoprire il borgo attraverso il racconto delle persone che vivono a Salleo e hanno passato la loro infanzia, ad esempio a Salleo, e quindi ne hanno visto i cambiamenti, ne hanno visto i particolari, possono raccontare al turista, se vogliamo donando una parte proprio di se stesso attraverso il racconto, aneddoti particolari di quel determinato luogo. Credo che sia importante il progetto che viene presentato questa mattina, pensato da Salleo, perché si ispira proprio alla filosofia che ha adottato da sempre la Regione Emilia-Romagna, quella dell'accoglienza e del sorriso, perché il turista deve sentirsi in questa terra non solo accolto ma anche cittadino per qualche giorno di questa comunità. Quindi si inserisce nel percorso della promo commercializzazione che stiamo attuando da tempo in collaborazione con tutte le realtà importanti turistiche della nostra regione, quindi è per questo motivo che APT accompagna questo percorso.